volti in luci di mantelli, guanti di pelle e sciarpa nera. Hanno le facce mascherate, le scarpe a punta lucidate, sono nascosti nella sera. Non fanno niente, stanno fermi, sono alle porte di Milano, con dei grossissimi maschini che stan seduti i loro piedi e loro tengono per mano. Han circondato la città, la stan guardando da lontano, sono imponenti e silenziosi. Chi sono? Chi sono? I laureati e gli studiosi. L'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar, e l'Italia rideva e cantava. Ora si muovono sicuri, coi loro volti mascherati, gli sguardi fissi minacciosi, vengono avanti silenziosi, i passi lenti cadenzati. Partono strane borse nere, piene di oggetti misteriosi, e senza l'ombra di paura stanno occupando i punti chiave, tengono in pugno la questura. Dagli occhi chiari dei mastini parte una luce molto intensa che lascia tutti ipnotizzati. Chi sono? Chi sono? L'intelligenza e gli scienziati. L'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar, e l'Italia rideva e cantava. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole e i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, son già sicuri di aver vinto, anche le maschere van giù, ormai non ne han bisogno più, son già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani. Chi sono? Chi sono? Sono i tecnocrati italiani. Parlava di calcio nei bar.